Buonasera, per Notizie Abruzzo siamo a Casalbordino in compagnia del sindaco, il dottor Filippo Marinucci. Sono momenti difficili per i comuni. Per i comuni di Casalbordino come vanno le cose? Sono momenti molto difficili perché oggi come oggi i comuni più piccoli o i comuni, come dico sempre, che sono nella media fascia dai 5.000 ai 10.000 abitanti, oggi come oggi le risorse che lo Stato distribuisce sono sempre risorse molto poco. Poi un comune come Casalbordino che ha un problema molto grande, che sarebbe il problema dell'erosione. Il problema dell'erosione che colpisce tutta la costa nostra abruzzese, ma si è appuntato l'indice principalmente su due comuni, uno a nord e uno a sud, nord Martinsicuro e noi Casalbordino. Noi eravamo rinomati per una spiaggia dorata e bella. L'erosione ha colpito in modo implacabile le nostre coste e quindi i nostri comuni, i comuni piccoli che hanno, come tutti i nostri comuni, hanno anche l'altra piaga che è l'emigrazione. Un comune Casalbordino, per fortuna, negli anni la popolazione è scesa, ma non è scesa in modo drastico, anche perché c'è da ricordare un piccolo particolare, che Casalbordino non ha avuto l'influenza delle grandi fabbriche e quindi siamo rimasti con la nostra popolazione avendo il nostro territorio, perché noi siamo un territorio principalmente anche agricolo. Quali sono le fondamentali dell'economia di Casalbordino? Abbiamo detto il turismo e l'agricoltura, sì. Il polo vitivinicolo soprattutto. Sì, abbiamo le nostre colline, il nostro Montepulciano con la nostra cantina è rinomata in tutta l'Abruzzo e in tutto il mondo, perché la nostra economia si basa principalmente sopra sull'agricoltura e principalmente sulla viticoltura e poi sul turismo. Queste sono le due cose in cui Casalbordino si appoggia, perché ripeto, non abbiamo le grandi industrie, ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo un po' sulle due vallate, il Val di Sangro e il Val del Trigno, sì, dove c'è la Pinkerton. Lei è anche medico, un professionista, le difficoltà degli ospedali, lei è un anestesista poi. Sì, questo è un altro grande problema che oggi come oggi colpiscono gli ospedali più periferici. Io, la mia professione si svolge sull'ospedale di Vasto, sono primario anestesista e risentiamo principalmente della carenza dei medici, la carenza dei medici principalmente dei specialisti. Oggi come oggi c'è un divario fra il numero di medici che si laureano e il numero di medici che si specializzano. Specialmente nella mia branca, che è una branca che in, io sono 30 anni che faccio questo mestiere, e posso dire che è stata un'ascesa esponenziale. L'anestesista ha acquisito in tanti anni professionalità e anche un bacino di intervento sempre più grande. Faccio un esempio: a Vasto avevamo 6 anestesisti, dovremmo avere bisogno di 18 anestesisti, ne siamo 10 e quindi è un surplus, e poi c'è una carenza proprio cronica di questo tipo di mestiere. Un suo auspicio? Il mio auspicio, per qua dal punto di vista professionale, è trovare molti medici che fanno questa specializzazione. Dal punto di vista del sindaco, che mi onoro di fare in questo paese, di avere una spiaggia e avere un mare con una difesa della costa che sia, come dico, domani avrò un convegno, principalmente avere una difesa unitaria della costa. Si è visto che fare una difesa unitaria porta ad avere benefici, fare una difesa spot si hanno soltanto danneggiamenti della spiaggia.